Ciao, bentornate e bentornati sul canale. Io sono Simona e questo è un video in cui vi metto a confronto diversi detergenti viso. Ne ho già fatto uno relativo agli struccanti, quindi anche in questo caso andrò a fare un ripasso da quello che ho scritto su questo mio quaderno. Parto da Recibo con il Natural Face Washing Gel con estratto di pesca, e infatti questo gel detergente per il viso profuma proprio di pesca. Informazione importantissima: bisogna utilizzarne una quantità molto piccola, altrimenti diventa complicato da risciacquare. Utilizzato nelle dosi corrette, lascia la pelle molto molto pulita e molto molto morbida, andando a rimuovere eventuali residui di oli, burri, eccetera, che magari non si emulsionano perfettamente, che si sono usati in precedenza. Devo dire che lascia la pelle veramente molto molto piacevolmente pulita, ma anche con una sensazione di idratazione. Apivita Cleansing Creamy Foam, viso e occhi con olivo, lavanda e propoli. Ha una profumazione in cui si sentono un pochino tutti e tre questi ingredienti, ma in maniera molto molto delicata. C'è scritto Cleansing Foam, ma in realtà è una cremina dall'aspetto perlato, molto densa, molto spessa, che però sul viso umido si massaggia benissimo. E una volta risciacquato elimina anche questo eventuali residui di trucco qualora ce ne fossero, e anche in questo caso lascia la pelle molto morbida e molto idratata senza quel bisogno impellente di andare a applicare dei prodotti idratanti dopo. Devo dire è un brand che mi sta molto piacendo perché è un giusto mezzo fra un buon prodotto e un costo assolutamente abbordabile, quindi questo per me è un prodotto super consigliato. Apothecare Jelly Cleanser è un detergente gelatinoso, come potete vedere, che ha una profumazione molto gradevole, molto fresca, quasi aromatica. Questo tipo di prodotto sul viso non forma una schiuma cremosa, resta comunque sempre di una consistenza gelatinosa, dove con gelatinosa intendo gel, che però non risulta sgradevole, non risulta viscosa. Infatti si rimuove molto bene e anche in questo caso lascia la pelle pulita e assolutamente non arida. Anche questo è un detergente che mi sta molto piacendo. Con la mousse micellare di Nuxe alla rosa è stato amore a primo utilizzo. L'ho amata sin dal primo secondo, è una mousse morbida, compatta e che ha il giusto mezzo sia di compattezza sia di morbidezza. Non è troppo spessa, non è troppo morbida, non si rompe, non si sgretola quando la si massaggia sul viso. Ha una profumazione di rosa molto delicata anche per il mio naso, che è una profumazione che assolutamente non ama quella di rosa. Lascia il viso pulito e morbidissimo. Di questa ve ne ho già parlato altrove, ne sono sicura. Si trova sul web, si trova in farmacia, si trova in tanti posti, soprattutto anche sulle farmacie online. Ottimo, ottimo prodotto, è veramente una coccola. Cioè, se volete la sera usare un prodotto rilassante, coccoloso, morbido, avvolgente, utilizzate questa schiuma. Super scoperta anche questo prodotto, super amato sin dal primo utilizzo. È un prodotto differente perché è un prodotto in crema. Stiamo parlando del Cream Cleanser di Aromatica con infuso di rosa. Questo è un tubo da 145 grammi che sto letteralmente amando. È una formula vegana. Quello che mi piace moltissimo è proprio una caratteristica di questo prodotto, che allora è un prodotto cremosino, ma di una consistenza via di mezzo, non è spesso, non è morbido, è una consistenza assolutamente equilibrata, una profumazione di rosa molto delicata, ma soprattutto una volta massaggiata sul viso, intanto è molto piacevole anche in fase di massaggio,
Si rimuove perfettamente con acqua e dopo la pelle, avete presente? È come se vi foste lavate con lo svelto senza l'aggressività dello svelto, cioè una pelle che voi lo sentite proprio che è strapulita, come se passandoci su un dito voi sentiste il rumore del piatto pulito, però non tira, non è arida, non è stata aggredita dal prodotto. Per me questa crema detergente è una stupenda scoperta. E adesso momento strega di Biancaneve, perché di nuovo devo bocciare un prodotto che mi ha regalato una mia amica, sempre la stessa mia amica che è Sonia. Sonia, perdonami, e mi sento come se, non so, le rubassi in casa, ma non è colpa mia. Sto parlando della mousse detergente di Jouer. Ci sono rimasta malissimo io per prima. Perché non mi piace questa mousse? Perché innanzitutto non la posso assolutamente utilizzare dopo il gel o l'olio in gel struccante di Jouer, perché non mi lava il viso, non mi rimuove quel residuo di burro, olio, quello lì. Problema qual è? Che anche utilizzandola dopo altri struccanti che mi lasciano il viso invece perfettamente deterso, senza nessun residuo di unto, io se utilizzo questo prodotto è come se mi andassi di nuovo ad appesantire la pelle. Questo prodotto per la mia pelle è troppo pesante. Mi dispiace tantissimo, perché so che è un ottimo prodotto, piace tantissimo a Sonia, ma piace a un sacco di gente. Mi dispiace, ma su di me proprio non funziona e quindi io lo devo bocciare. E questo è tutto, ragazze, anche per questa volta. Spero di esservi stata utile. Se vi va, iscrivetevi al canale e lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto. Vi mando un caro abbraccio e noi ci vediamo al prossimo.